Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo episodio. Benvenuti nella terza stagione di Clay Hairdresser. Se sei nuovo di questo canale, se ti sei perso le altre due stagioni precedenti, io ti consiglio di guardarle perché sono fighe. Vabbè, sono un po' di parte, ovvio. Comunque, ho avuto la fortuna di vedere uno dei film più belli che siano mai stati fatti, per me ovviamente, Home Alone, all'Auditorium di Milano con l'orchestra Verdi. Quindi abbiamo visto il film e abbiamo anche sentito le musiche dal vivo. È stata una figata pazzesca, vi consiglio di farlo almeno una volta nella vita. A parte questo, mi si è accesa la lampadina e ho deciso di girare questo episodio il 24 di dicembre. Quindi la vigilia di Natale, io ero qui a girare il fottuto episodio, ma ne sono felice. Ero in trip totale e lo volevo fare assolutamente. Perché? Perché mi era venuta l'ispirazione di fare replicare e interpretare il taglio di Kevin McAllister, che è il personaggio più figo mai esistito sulla faccia della terra, e proporre appunto questa interpretazione di taglio a voi. Spero tanto che vi piaccia. Che cosa stiamo facendo? Internal graduation. Internal graduation non è altro che, io ve la spiego ragazzi così come penso sia giusto, a modo mio, e cerco ovviamente di renderla più semplice possibile. Internal graduation crea delle graduazioni più morbide, se possiamo definirlo così, rispetto all'external graduation, che invece crea delle graduazioni e delle forme più strong, più forti. Per creare un internal graduation dobbiamo proiettare la porzione di capelli che stiamo tagliando rispettando sempre la stessa inclinazione rispetto a dove nasce e rispetto alla testa. Quindi a prescindere da dove si posiziona la porzione di capelli che stiamo tagliando, dobbiamo sempre rispettare la stessa proiezione rispetto alla testa. Mentre l'external graduation non fa riferimento alla testa, ma fa riferimento al pannello di lavoro. Se volete ragazzi un episodio dedicato alle differenze tra queste due graduazioni, vi chiedo di scrivermi nei commenti. Comunque ragazzi, quello che sto facendo, ripeto, è un internal graduation, partendo prima dalla zona centrale posteriore e poi spostandomi, trasportando la mia guida sulle sezioni nuove da tagliare. Le separazioni che sto utilizzando sono delle separazioni in verticale, leggermente in diagonale anteriore, a seguire la rotondità della testa. Una volta fatto tutto la graduazione nella parte laterale, mi posso spostare anche nella zona destra, sia posteriore che laterale, con la stessa identica tecnica e con la stessa posizione del corpo, delle mani e di tutto, insomma. Semplicemente replicando. Una volta fatto questo, ho asciugato, possibilmente con una pad brush, per creare delle forme più morbide possibili e non troppo piatte, ma neanche troppo voluminose. Ho rifinito il perimetro e una volta fatto quello, ho perfezionato anche la mia graduazione con pettine e forbici, scissor overcomb. Una volta fatto quello, ho creato anche un po' di texture, una superficie più liscia possibile, eliminando le punte incontrollabili, un po' ribelli, che venivano al di fuori. Però considerate che a me è successo, perché è una testina con dei capelli sintetici. Per quanto io mi sia impegnato nell'appiattire appunto quelle punte lì, mi sono venute comunque fuori. Quindi alla libera, free hand scissor, sono andato a perfezionare la mia texture. E niente ragazzi, questa è l'internal graduation. Spero tanto che sia stato utile e che voi abbiate capito un po' la differenza tra le due. Se volete capirla meglio, ripeto, scrivetemi nei commenti. Per vedere il secondo, la seconda parte di questo episodio, la seconda parte di questo taglio, vi consiglio di rimanere connessi sulla mia pagina di YouTube e Instagram, perché a breve pubblicherò il nuovo episodio con la seconda parte di questo taglio, che sarà pazzesca. Vi mando un grosso abbraccio, vi faccio gli auguri in ritardo di buon anno, buon 2020 a tutti, buona Befana, buon Natale, buon tutto, buona vita, ciao. Qua fra sono tutti amici, yeah, ma ti fottono la bici, chiamo questa tipa bici, yeah, yeah. Voglio fare soldi spicci, nah, per non stare negli uffici, nah, per non fare sacrifici, yeah. Ehi, Bari, metropoli, la city, yeah. Porta cena a questa tipa, yeah. Mangiamo panzerotti fritti, yeah. Yeah.
faccio quello che mi pare, ehi, entro tutto fatto in classe, chiamo il professore frate, ehi.